Io partirei da un dato. Il 2014 è un anno particolare perché viene alla fine di un periodo di crisi spaventoso e ci dà un dato. Gli italiani hanno ricominciato a viaggiare, ma non per piacere, ma per esigenze lavorative, assieme agli altri di quei paesi che si affacciano su quel grande lago salato che è il Mediterraneo. La crisi ha distrutto imprese, famiglie, stati, polis, sovranità nazionali e gli italiani, così come purtroppo anche i greci, hanno ricominciato ad allontanarsi per cercare un lavoro, un futuro, una realizzazione. Oggi, come 100 anni fa, perché ricorre non solo il centenario della Grande Guerra, ma il centenario di un percorso migratorio che all'inizio del Novecento purtroppo per fortuna ha interessato gli italiani, beh, quelle storie che 100 anni fa si sono tradotte in grandi storie imprenditoriali, perché gli italiani all'estero non sono solo i casi che purtroppo la cronaca degli ultimi anni ci hanno veicolato tramite insomma alcuni episodi di italiani detti all'estero che hanno un po' diciamo infangato il buon nome di tanti italiani che all'estero lavorano, dicevo. Allora queste storie vanno raccontate, ma vanno unite attraverso un filo. Quel prima di tutto sulla testata, lo voglio dire con molta chiarezza, non è una tendenza localistica né padana né regionalistica, ma è una notizia, perché noi prima che cittadini europei, prima che cittadini del mondo, oggettivamente siamo italiani, e questo non è una diminuzio, anzi, in molti casi questo è il nostro biglietto da visita. Noi abbiamo nelle mani il nostro petrolio. Il nostro petrolio non è quello che stanno cercando in Basilicata nel Mediterraneo. Il nostro petrolio è il Made in Italy, e noi forse questo non abbiamo ancora compreso esattamente. I nostri connazionali che fuori dal nostro paese si fanno valere non solo con soglie imprenditoriali, ma con soglie sociali, con soglie di accoglienza, con intuizioni umane. Beh, quel petrolio noi abbiamo il dovere di raccontarlo, perché spesso sui giornali abbiamo la tendenza a raccontare solo le storie negative, solo quello che non va. Invece questo giornale avrà il piccolo compito di creare dibattito. Sulle nostre pagine non vedrete resoconti di manifestazioni, sagre o festeggiamenti. Sì, quello è una parte di quello che si fa fuori dall'Italia. Noi dobbiamo fare dibattito, noi dobbiamo far sì che le idee sorgano attraverso lo scontro, l'incontro e il confronto, aspro, duro, ma sempre civile nei limiti della decenza e della costruzione, perché due persone che vanno d'accordo alla fine possono produrre una piacevole convivenza, ma per trovare uno spunto, per trovare un qualcosa che ci arricchisca, occorre mettere insieme due visioni diverse, che alla fine dell'incontro, del dialogo, dell'interlocuzione, trovino una quadra e la trovino sulla base dell'essere italiani. Perché oggi, per esempio, nel momento in cui la Spending Review si sta abbattendo sui consolati italiani all'estero, sugli istituti italiani di cultura, questo è arrivato il momento di trovare delle idee low cost. Oggi bisogna chiudere, bisogna tagliare, perché il mister Spending Review Cottarelli non fa sconti, anche se vedremo a fine anno in quel documento forse di quei tagli c'è poca roba rispetto agli annunci, ma comunque all'estero bisogna fare questo tipo di risparmio, ci dice la Presidenza del Consiglio, verrà fatto. Però a questo punto, visto che bisogna tagliare e visto che non ci sono più le risorse di ieri, tocca farsi venire delle idee. Magari abbiamo proposto come Comitato Tricolore quelle sedi che hanno ospitato gli istituti italiani di cultura all'estero, potrebbero ospitare quei consolati che magari verranno tagliati, così con una sola sede non togliere diritti e non togliere soprattutto rappresentanza a quegli italiani che all'estero hanno necessità di una serie di servizi. Idee a costo zero, per esempio far parlare gli imprenditori italiani che sono nei continenti diversi. L'imprenditore, diciamo spesso, che costruisce sedi in Australia, magari se potesse dialogare con l'imprenditore italiano che produce viti in Canada, forse potrebbe nascere da questa interlocuzione una nuova forma di collaborazione, di partenariato. Anche perché noi ci stiamo dimenticando di un fattore geopolitico. Purtroppo il difetto degli italiani è quello spesso di non guardare a quello che succede nel resto del mondo, ma occuparci solo del nostro giardino qui, della nostra camera. Il mondo si è spostato, non comanda più l'Oceano Atlantico, comanda il bacino pacifico, i paesi BRICS, le economie emergenti, la Federazione Russa, la Cina, la SCO, che è una grande federazione degli stati che si affacciano su quel bacino, che spesso sulle nostre testate tendiamo un attimo a relegare in seconda, in terzo, addirittura in ventesima pagina. Noi abbiamo il dovere di interloquire con le nuove realtà, a cui manca un elemento straordinario, perché i cinesi per esempio hanno molto denaro, hanno molta liquidità, ma se avessero anche la genialità italiana, beh, non ci sarebbe partita con il resto del mondo. E allora spiegare che significa essere italiani, sottolineare le storie di rivalsa, le storie di coraggio. Noi su questo numero, oltre al focus sui comites, abbiamo dedicato una pagina a tre storie italiane di rinascita. Perché? Perché nel momento in cui le aziende chiudono, nel momento in cui
Expo 2015 praticamente già concluso, già si guarda all'Expo 2020 che si terrà a Dubai, abbiamo raccontato tre storie, le abbiamo chiamate Vive il Made in Italy, che loro italiano nel mondo. La prima è di un giovane imprenditore che ha deciso di non di delocalizzare in quanto delocalizzatore, ma in quanto la sua precedente attività imprenditoriale stava subendo un grosso stop, e a soli 30 anni ha deciso di investire in Romania, ha comprato un bosco e adesso produce del pellet, e la sua azienda, da essere sull'orlo del fallimento, è riuscita a ricostruirsi. La seconda storia è di un editore toscano che nel momento in cui Goldman Sachs apriva la porta alla Troica in Grecia nel 2009, ha deciso di andare in Grecia a vivere, il collega Enzo Terzi fa l'editore in Grecia, quindi significa che in Grecia si può investire e si può farlo portando la cultura, una cosa con cui si mangia, per fortuna si mangerà sempre. E la terza storia è quel gruppo di aziende che forse insoddisfatte da quello che l'Istituto del Commercio Estero fa, organizza, ha deciso di fare da sola. Allora un gruppo di imprenditori italiani fa squadra, fa rete e comincia a andare ad esplorare Dubai 2020, dove si svolgerà il prossimo Expo. Queste tre storie sono indicative, non sono tre storie che fanno pubblicità ai tre imprenditori, chiariamo, sono tre storie che ci spiegano come gli italiani non hanno solo il verso o il vizio di arrangiarsi, ma hanno quell'idea di trovare soluzioni, perché confrontarsi, discutere, dibattere, ma poi alla fine della fiera non trovare una strada di uscita, non trovare una soluzione, è un esercizio che non porta da nessuna parte. Allora, le imprese italiane saranno nostre protagoniste assieme alla cultura italiana, dedicheremo molto 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 spazio la settimana della cultura nel mondo a ricordare la grande guerra come momento di costruzione geopolitica. Non a caso l'abbiamo definita, l'Italia era impreparata ma era futurista, perché c'era la brigata Sassari, c'era il fronte italico, la grande guerra, il piano che mormorò non passa lo straniero, insomma la storia non come un semplice vessillo da metterci nell'occhiello, ma come un punto di partenza su cui costruire, speriamo, un paese migliore. Una frase di Petrarca è quella con cui voglio lasciarvi: il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua opinione, per dimostrare che prima di tutti italiani sarà un giornale aperto apertissimo, dove ci saranno molte idee anche diverse. Grazie.